Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi cosa facciamo? Andiamo a vedere cosa succede a un'acqua comprata in bottiglia di plastica, messa in un bicchiere e congelata, senza nessun tipo di trattamento. E vediamo, andiamo a vedere alla fine, come l'acqua è disorganizzata o organizzata. Già fatto un bel casino, probabilmente la vicinanza già di questo sta facendo un po' di bollicine. Rifacciamo l'esperimento. Possibilmente si dovrebbero fare anche con bicchieri nuovi, perché anche i bicchieri hanno una loro memoria, se sono stati trattati male, bene. Proviamo con più calma. Avete visto che è già cambiato tutto? Poi queste prove continueremo a farle, anche nel versare. Si stanno creando un po' di bollicine perché giustamente io ho mosso l'acqua, è già un trattamento versare l'acqua piano piano con un po' di coscienza, e invece che buttarla dentro disorganizzata l'ho fatta scendere, gli ho dato il tempo di potersi organizzare un pochettino. Sono tutte cose spiegate dalla fisica quantistica, ma anche l'esempio meccanico. Io prendo delle biglie o degli oggetti, dei sassi, li butto dentro un bicchiere, sono disorganizzati, ma se li butto giù con consapevolezza, piano piano, e gli do il tempo di organizzarsi, magari dandogli una piccola botta al fianco, si riorganizza la struttura di questo mucchio di sabbia o di sassi. Questo è lo stesso modo. Qui, in ogni caso, un pochettino di bollicine verranno fuori perché l'acqua si sarà organizzata. Sarebbe stato bello vedere i due tipi di bicchieri come si sarebbero congelati, quello di prima buttato giù con foga e questo buttato giù un pochettino più piano. Proveremo a fare diversi esperimenti per vedere se le cose sono notabili a livello, diciamo, ottico. Non abbiamo microscopi, non abbiamo apparecchiature apparentemente troppo sofisticate. Osservazione e luce. Andiamo avanti.